Dottor Tenti, questa mattina ho un convegno al Centro Chirurgico Toscano per parlare di infezioni postoperatorie e di tutte le problematiche che possono venire fuori da questo punto di vista. Una questione che voi avete dovuto affrontare anni fa quando avete stabilito i criteri con i quali costruire e gestire questa struttura. Si sta parlando di quello che è diventato ormai il problema numero uno degli ospedali del mondo occidentale. Si entra malati di un qualcosa, si esce magari guariti da quella malattia, ma ammalati di un'infezione sempre più spesso. Gli antibiotici, che una volta erano una specie di bacchetta magica, sono sempre meno efficaci, quindi bisogna evitare che il paziente venga all'infezione. Stamani si discute qui da noi al Centro Chirurgico Toscano tra i massimi esponenti di questa, esperti esponenti di questa problematica in Italia. Un nome su tutti, il dottor Giacomo Travaglino, che è il presidente della terza sezione della Corte di Cassazione, cioè quella che si occupa prevalentemente di problematiche di tipo sanitario, il professor Macri, Aretino, che tutti ben conoscono, il dottor onorevole Federico Gelli, che è l'autore della legge che regola questa problematica, e così tanti altri. Però da questo punto di vista Travaglino diceva che è anche una questione di dialogo fra il medico e il paziente, perdere 5 minuti in più può far guadagnare. È soprattutto una questione di dialogo che il medico e l'infermiere dovrebbero, diciamo che molti lo fanno ma non tutti, fare con il sorriso che non costa niente. Il paziente che è ricoverato in ospedale, specialmente se si deve operare, ha paura. Una faccia asettica, quando non impermalita dall'altra parte o semplicemente scocciata, fa aumentare il contenzioso, i litigi tra i medici e i pazienti, fa pensare al paziente che anche le azioni migliori siano fatte sbagliando. Pertanto parliamoci, medici e pazienti e magari anche parenti dei pazienti. Creiamo le condizioni perché al paziente possa essere spiegato quello che gli accade e assicuriamoci che lui lo capisca. Professore, quali sono gli aspetti medico-giuridici principali legati a questo problema? Ma sono estremamente rilevanti e comunque si riflettono sempre sulla salute del cittadino e del paziente, perché l'approccio medico-giuridico non è soltanto un approccio punitivo, sanzionatorio, risarcitorio, ma anche un approccio di prevenzione. Le leggi fatte nel 2017 dal nostro Parlamento ci portano proprio, obbligano le strutture sanitarie, sia pubbliche che private come questa, a mettere in atto delle procedure, e questa struttura è stata una delle prime perché la legge l'ha trovata già in corsa e verso questo sistema, mettere delle procedure di prevenzione e documentazione. Prevenzione ovviamente perché il rischio va prevenuto, ma va anche documentato. Cosa significa documentare? Significa avere delle cartelle cliniche particolarmente descrittive, precise, che permettono sia alla struttura laddove si dovesse difendere che al paziente dove dovesse avere un giusto e dovuto risarcimento di poter addivenire in tempi brevi ad un risarcimento. Questo punto, ridurre il contenzioso, ridurlo anche nei tempi, penso che sia un vantaggio di tutti, del singolo cittadino che si sente leso e delle strutture, quindi della collettività. Impegno concreto delle istituzioni sanitarie per affrontare e risolvere questo problema? Beh sì, direi che l'impegno delle istituzioni innanzitutto parte da un'azione preventiva fondamentale. La legge 24 del 2017 che porta il mio nome incardina come elemento centrale della norma proprio il tema della prevenzione attraverso la creazione di strutture di risk management che hanno il compito di monitorare, studiare, prevenire la gestione del rischio e eventuali danni consistenti e causati dall'azione dell'operatore sanitario. Si parla sempre in termini positivi della sanità toscana. La Toscana come ha affrontato queste problematiche e soprattutto le ha risolte? Beh, direi che questo è un argomento di carattere internazionale. La Toscana ha sicuramente affrontato bene attraverso protocolli, linee guida e scelte dal punto di vista operativo per le singole aziende sanitarie. Occorre lavorare ancora perché il tema dell'infezione in ambito ospedaliero, la gestione del rischio in sanità è ancora un argomento molto dibattuto, però devo dire che vediamo dei segnali importanti come ad esempio
il fatto che la Regione Toscana è stata una delle prime, se non la prima regione italiana, a costituire un centro regionale per la gestione del rischio clinico, che ha segnato importanti risultati nell'ambito nazionale e internazionale. Questa è una materia piuttosto complessa, dove gli aspetti medici si incrociano con quelli strettamente giuridici. La normativa da questo punto di vista è esaustiva? Guardi, non è piuttosto complessa, è molto complessa questa materia e soprattutto questa vicenda, che è una vicenda di relazione medico-paziente, difensori del paziente e del medico, magistrato. Capisce che sono mondi che si incontrano e devono necessariamente incontrarsi molto spesso senza avere piena consapevolezza di quelle che sono le regole di ciascuno di questi mondi. Ecco perché un dialogo come quello che accade stamattina, cioè si incontrano giuristi e medici, può essere utile. Quanto alle soluzioni semplicistiche o miracolistiche, non ce ne sono. Se c'è una speranza, è quella di un dialogo, che è il dialogo tra medico e paziente, e il dialogo tra mondi, medici, giurisdizione, giudici, avvocati, per cercare di capirsi e di incontrarsi in una dimensione che non sia sempre necessariamente conflittuale, ma di spiegazione. Un medico dovrebbe dedicare 5 minuti all'ascolto di un paziente e la prima domanda che dovrebbe fare, secondo me, lei si è già fatto la diagnosi su internet? E nel momento in cui la risposta è sì, ed è sempre più spesso sì, la replica diventa: guardi, la sua diagnosi è una diagnosi per statistica, lei è una persona e quindi io mi occupo di lei come persona, che non c'entra con le statistiche con le quali lei si è fatta la diagnosi. Ecco, questo potrebbe già rasserenare i rapporti in prevenzione e quindi ben disporre un paziente, anche nel caso in cui le cose dovessero non andare bene, a comportarsi in un modo piuttosto che in un altro.